thank you Benvenuti a questa nuova puntata del Pianeta Vivo. Cambiamenti climatici, animali, adattamenti. Come risponde la vita al clima che varia? Scopriamolo insieme. Il clima e i cambiamenti climatici sono argomenti che recentemente sentiamo molto spesso. Ma esattamente che cos'è il clima? Dobbiamo fare un distinguo molto importante. Ebbene. Il meteo, la meteorologia, quindi le condizioni meteorologiche sono quelle condizioni atmosferiche che accadono in un lasso di tempo breve, quindi ore, giorni, a volte qualche settimana, e che riguardano appunto un, uno spazio limitato a livello locale o regionale, per esempio. Viceversa, il clima è l'insieme di quelle condizioni atmosferiche che copre spazi veramente ampi, quindi scala continentale, emisferica e globale e che si ripercuote su eh, intervalli temporali molto lunghi, annuali, secolari e anche svariati millenni. Ma quali sono i fattori che guidano, che comandano, diciamo, il clima? È molto complesso e sono prevalentemente di due tipi, li possiamo quindi semplificare in questo modo. Abbiamo quelli endogeni, quindi tipici del pianeta Terra, e quelli esogeni, quindi che arrivano da fuori, quindi dall'attività solare. Tutti questi fattori però sono in comunicazione tra loro. Abbiamo per esempio i raggi cosmici, abbiamo per esempio il ciclo dell'attività solare, le macchie solari, oppure il vento solare, o ancora abbiamo eh, appunto l'interazione Sole-Terra, quindi i cicli anche orbitali. Altri fattori, più diciamo tipicamente planetari nostri, sono appunto l'inclinazione terrestre, la riflettività della, della superficie o degli oceani e in particolare poi le correnti e gli indici teleconnettivi. Anche gli eventi naturali estremi possono causare variazioni climatiche. Bene, la climatologia, ossia la scienza quindi che studia il clima, non è una scienza esatta, non lo può essere. Perché? Perché a tutt'oggi non riusciamo ancora a comprendere bene i cicli periodici o aperiodici appunto, che eh, comandano il clima. Pensiamo al fatto che esistano appunto energie al di fuori della Terra nello spazio che non conosciamo ma che interagiscono con il pianeta. Lo stesso scienziato Svensmark negli anni passati ha scoperto che i raggi cosmici interagiscono con la formazione delle nubi. E lui stesso ha coniato un termine che si chiama cosmoclimatologia. Quindi la scienza del clima sulla base degli eventi, sia esterni quindi esogeni che endogeni. Ma questi, questi fattori però interagiscono tra di loro non solo su scale spaziali, ma anche su, scali, su scale temporali. Abbiamo per esempio eh, uno schema che ho fatto, anche se è molto difficile eh, comunque da seguire, ma è per farvi capire la complessità di questa scienza. È un po' come l'eliogeosismologia, disciplina che si occupa dello studio degli eventi naturali estremi, ma anche del clima. Ecco che possiamo notare in questo schema le infinite interazioni. Le frecce volutamente non ci sono perché ogni fattore comunica con l'altro e è interdipendente l'un l'altro. In questa puntata ci focalizzeremo soprattutto sulle interazioni oceano-atmosfera ma soprattutto sugli indici teleconnettivi. Ecco che, per tornare al discorso di poco fa, non possiamo eh, rappresentare la, il clima, le variazioni climatiche con i modelli o le simulazioni al computer, perché ci sono troppe variabili che ancora non siamo in grado di eh, conoscere, di comprendere bene. Quindi dobbiamo utilizzare un approccio, un approccio metabievolutivo basato soprattutto sulla teoretica. Bene, il clima cambia, è sempre cambiato. Per esempio, eh, un istituto molto famoso ha scoperto, eh, secondo le carote di ghiaccio o dei, mh, dei, degli studi, basati su fattori di prossimità, come la temperatura sia cambiata e sia fluttuata negli ultimi 500 milioni di anni. Lo vediamo in questo grafico che vi mostro in sovraimpressione, ecco che possiamo notare come la media della, della temperatura globale sia stata intorno ai 194 centigradi. Oggi invece siamo un po' sotto questa media, ma fa parte, come vi dicevo prima, della variabilità climatica su diverse scale spaziali. Ebbene, veniamo agli esseri viventi. Come rispondono, come si adattano gli esseri viventi ai cambiamenti climatici? Pensiamo, per esempio, al clima polare, dove vivono gli orsi polari, appunto, e altri animali. O ancora pensiamo ai deserti australiani, dove vivono, per esempio, i canguri. Ecco, già questo ci sta dimostrando come, a livello eco-biovolutivo, le specie e gli esseri viventi siano. Permettetemi di dire, meravigliosamente in grado di adattarsi proprio per proseguire la propria vita e perpetuare appunto la propria esistenza. Io, che mi occupo appunto di scienze biologiche anche a livello teoretico, rimango veramente affascinato dalla, dalla capacità e dalle proprietà anche emergenti che hanno gli esseri viventi di adattarsi e di sopravvivere. Bene, eh, gli animali ma anche le piante naturalmente mettono in atto determinati meccanismi, meccanismi epigenetici e di plasticità, plasticità appunto a livello di forma, di funzione, di comportamento e che riguarda anche gli ecosistemi. È quello che io ho definito transistasi, cioè la capacità di adattarsi e di perpetuare la propria esistenza nonostante la presenza del disturbo. E per capire bene come eh, gli esseri viventi si adattano e quindi di conseguenza, per capire bene come funziona il clima, entra in gioco un, un concetto molto recente. Io ho definito metabioevoluzione olobiontica. Cos'è l'olobionte? Pensiamo per esempio a noi come esseri umani, ma anche agli altri organismi. Noi siamo fatti di cellule con un nostro DNA, ma il nostro DNA è integrato con altri DNA, per esempio virali. Nell'evoluzione nell della specie è accaduto proprio ciò. Pensiamo, per esempio, con le piante con i trasposoni e i retrotrasposoni, che sono meccanismi particolari genetici di integrazione del materiale, appunto, DNA ed RNA nella cellula. Eh, oppure eh, pensiamo anche al microbiota presente nel nostro intestino o che abbiamo sulla pelle. Ebbene, tutti questi geni e genomi. Rendono noi stessi come olobionte, cioè un insieme, un multiorganismo unico, ma ciascuno di noi proprio per questo è unico in senso stretto. Per cui ciascuno reagisce in maniera completamente personale alle evoluzioni, agli adattamenti. Quindi c'è chi è più tollerante, c'è chi è più resistente, ma in natura un altro meccanismo eh, che accade per. Eh, Sopperire alle variazioni appunto, climatiche e ambientali è l'estinzione. L'estinzione è un normale fenomeno eco-bioevolutivo. È già successo in passato e in questo schema possiamo vedere, per esempio, le più grandi estinzioni di massa accadute negli ultimi 500 milioni di anni. Perché 500 milioni di anni? Perché la datazione del, degli esseri viventi appunto, è iniziata e in quest'epoca quest dove sono comparsi appunto i primi fossili. E dopo ogni estinzione però eh, gli animali, le piante, gli esseri viventi sono riusciti sempre a evolvere e ad adattarsi, da non confondere l'estinzione naturale con quella causata dall'uomo, con l'inquinamento, con la distruzione dell'habitat e eh, con il bracconaggio per esempio e la caccia. Questa è un'altra estinzione che noi dobbiamo assolutamente fermare e possiamo fermare. Altri quindi adattamenti accadono perché il clima plasma gli ecosistemi e gli esseri viventi presenti negli ecosistemi seguono il clima. E pensiamo per esempio alla fenologia. La fenologia è l'insieme delle fasi della vita di un essere vivente. Andiamo più nel dettaglio degli animali e cerchiamo di capire cosa accade. Prendiamo gli insetti. Quando eh, abbiamo una variazione climatica, un cambiamento climatico, gli insetti possono spostarsi possono migrare sia di altitudine che di latitudine. Quindi possiamo avere quelle migrazioni unidirezionali per andare appunto a cercare le, ehm, le situazioni, le condizioni migliori per sopravvivere. Oppure gli esseri viventi possono anticipare o tardare, quindi spostare nel tempo la riproduzione e lo sviluppo. O ancora, eh, gli scoiattoli rossi, per esempio quelli canadesi, hanno anticipato la loro eh, riproduzione a inizio primavera rispetto al passato, perché? perché gli abeti e i coni di cui si cibano, quindi i semi di cui si cibano eh, questi scoiattoli, hanno iniziato appunto a svilupparsi un po' prima a causa del, delle, cam, delle mutate condizioni appunto climatiche in quel, in quel luogo. Oppure passiamo agli uccelli, pensiamo per esempio alle capinere, le capiniere presentano varie popolazioni e recentemente si è visto che la popolazione genetica, quindi la, la variante eh, diciamo che sverna in Gran Bretagna, ha preso sopravvento su quella che sverna in, in Iberia, nella penisola iberica, perché in Gran Bretagna ultimamente ci sono condizioni più favorevoli a questo uccello per il territorio e per la appunto, riproduzione. O ancora le cince. Le cince allegre, cincerelle sono uccelli molto belli, molto colorati. Eh, che si cibano di bruchi, ma alcuni bruchi hanno iniziato a ehm, riprodursi prima della schiusa delle uova. Ebbene, nelle cince, così come in altri animali, esiste la potenzialità di cambiare la data della, mh, della deposizione delle uova e di conseguenza la schiusa. In questo modo gli animali riescono tranquillamente ad adattarsi alle mutate condizioni ambientali che si ripercuotono appunto sugli altri animali, quindi su tutta la rete trofica. La cosa importante del clima, che dobbiamo conoscere e che ci fa capire come la climatologia non possa essere una scienza esatta, ma è in continuo divenire e in continuo approfondimento, è che il clima è ehm, diciamo, costellato da tantissimi indici teleconnettivi, ossia da alcuni parametri atmosferici, atmosferici ma anche oceanici. Quali sono questi, eh, questi indici? Ci sono tantissimi, sono diverse decine, e per esempio abbiamo l'oscillazione del Nord Atlantico, oppure El il Nino, e tanti altri indici che eh, vanno a influire sulla, praticamente, sull'ecobevoluzione globale. In che modo? Beh, eh, sulla sincronia della, delle fasi vitali degli animali, ma soprattutto sui parametri di temperatura, di umidità e... di di appunto produttività, produttività degli ecosistemi. In che modo? Allora, NAO, North Atlantic Oscillation, quindi oscillazione del Nord Atlantico e Denso, hanno la capacità, il potenziale di ehm, influire, di modulare i cicli della lepre della lince, degli istrici, i cicli vitali, eh, sto parlando, oppure dei lupi delle proprie prede, o ancora degli anfibi, degli insetti. E ancora delle malattie. Ebbene sì, gli indici teleconnettivi possono influire sulla dinamica ospite patogeno e quindi sull'intensità e sulla diffusione delle malattie stesse. O ancora sulla produzione di fiori e di semi, sull'alberatura, o sulle fluttuazioni del plancton, ma di conseguenza del fitoplancton, dello zooplancton, del krill e dei pesci, quindi di interi ecosistemi. Gli indici teleconnettivi sono in grado di creare i cosiddetti dipoli climatici, ossia quella caratteristica di avere eh, situazioni atmosferiche estreme agli opposti di uno stesso continente. Per esempio, o troppo caldo da una parte o troppo freddo dall'altra. Vi spiego meglio, siccità e alluvioni. Abbiamo un esempio in queste slide, in queste diapositive, che vi sto facendo vedere. L'indice, infatti, in questo caso si chiama... IOD, ossia Indian Ocean Dipole, è un'oscillazione aperiodica delle temperature della superficie marina e hanno ripercussioni sul clima globale. In che modo in questo caso? Beh, lo IOD crea temperature più alte in India e incendi in Australia, ma temperature più fredde un po' più a est, quindi verso l'Indonesia e le Filippine. Lo IOD addirittura ehm, influisce sul fronte polare antartico, quindi, sul, eh, sulla dinamica di popolazione anche dello zooplancton, per esempio, o del fitoplancton. Che cosa succede in questo caso? Se il fronte polare antartico porta più aria fredda e quindi favorisce una maggior crescita del ghiaccio, i pinguini, per esempio, dovranno andare più lontani a prendere il loro cibo, krill, plancton appunto, e anche i pesci che si nutrono a propria volta del, del, dello zooplancton. Ma andare più lontano e immergersi, per esempio, più a fondo significa dispendio energetico. Quindi si fa più fatica a trovare eh, il cibo e la, il successo riproduttivo viene così ehm, a mancare. E quindi abbiamo le fluttuazioni delle popolazioni. Tornando all'indice teleconnettivo, la stessa NAO eh, può mm, modulare quindi gli alberi, le fioriture e quindi la dinamica di popolazione di insetti e di uccelli, ma anche le macchie solari. Hanno la capacità di modulare la dinamica di popolazione in termini eco-bievolutivi delle specie viventi. Pensiamo anche alla corrente del Golfo, famosa, la conosciamo tutti. Ebbene, la temperatura calda che si sposta in base alle sue fluttuazioni può eh, inficiare o favorire la popolazione degli squali bianchi che si potranno cibare più facilmente o meno facilmente delle proprie prede, dei vari pesci. I dipoli climatici possono durare millenni. In questo caso, quindi, possono favorire l'esistenza ehm, diciamo, dei biomi: savana, deserti, biomi polari, tundra, taiga, macchia mediterranea, foresta tropicale temperata, per esempio. Come abbiamo visto prima, i dipoli climatici poi portano a delle risposte definite dipoli ecologici. Perché? Perché gli indici teleconnettivi vanno a modulare quindi il tasso di migrazione, per esempio, da una zona più siccitosa a una zona meno siccitosa, gli animali si spostano. E vanno quindi anche a modulare le piante, quindi lo sviluppo, la riproduzione delle piante e gioco forza un clima più stabile, grazie a questi dipoli climatici, favorisce anche lo sviluppo delle civiltà. Facciamo anche un salto negli oceani, perché gli indici teleconnettivi non sono solo atmosferici ma anche marini. Ebbene, in questo caso eh, gli oceani sono soggetti negli anni e nei, nei secoli anche a fluttuazioni di alcuni parametri, quali sono per esempio il livello dei mari, la temperatura dei mari, il pH dei mari. Ebbene, negli ultimi decenni eh, abbiamo visto una fluttuazione più o meno costante del livello dei mari. E cosa significa? Che mentre in passato, e lo vediamo dal grafico che ora vi mostro in sovraimpressione, il livello dei mari dal, dall'ultima glaciazione è aumentato tantissimo, proprio perché con l'aumento delle temperature avvenuto circa 15.000 anni fa, ecco che i ghiacci, le calotte polari, che erano molto più estese, più estese si sono sciolte e hanno favorito l'aumento del livello del mare. Viceversa, da circa un 6-4 mila anni a questa parte, il livello dei mari è più o meno costante. Ma i coralli esistono da molto tempo e loro sono organismi, anzi, molti organismi sensibili alle variazioni eh, ambientali. Ma cosa succede? I ricercatori hanno scoperto che se varia il livello del mare, i coralli crescono poco tempo dopo. Di solito il loro tempo è dell'ordine di alcuni anni. Se il livello del mare scende, anche i coralli si abbassano. Se il pH o l'irraggiamento, il sole, dovessero eh, cambiare e quindi eh, superare certi limiti, ecco che entrano in gioco delle risposte eco Quali sono? Per esempio, per quanto riguarda l'irraggiamento solare, quindi troppa luce solare, eh, abbiamo quello che viene definito una difesa eh, non fotochimica, cioè a livello biochimico i coralli presentano dei pigmenti che assorbono la luce del sole, se c'è troppa eh, luce solare questi pigmenti smettono di funzionare. O ancora eh, in Australia hanno fatto uno studio e hanno visto che in questi ultimi anni i coralli si sono ripresi dopo il bleaching, il bleaching è lo sbiancamento dei coralli che è una risposta a un evento. Eh, estremo naturale, ma che può essere anche una risposta adattativa perché il bleaching poi favorisce il rinnovo della biodiversità di queste barriere coralline. Ecco che la conoscenza quindi dell'ecobevoluzione climatica è molto vasta, ma ci permette quindi di poter eh, ottimizzare i metodi per poter conservare ancora meglio la natura che ci circonda. Questa puntata del pianeta vivo termina qui e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un caro saluto!